Cari amici di Rete Video, ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo format, la cucina di Gio. E come prima ricetta ho deciso di iniziare con un dessert, essendo io molto golosa. Un dessert sfizioso, velocissimo da preparare. Le pere al vino rosso. Dose per 10 pere. 1 litro di vino rosso. 10 cucchiai di zucchero. Chiodi di garofano. Cannella a piacere con l'aggiunta di amarene sciroppate. Le pere che servono per questa ricetta devono essere delle pere, permettetemi questo termine, carnose, sode, o le pere coscia o le pere abate. Allora le sbucciamo, poi le priviamo del torsolo, così, e le adagiamo in una pentola. In una pentola a pressione 10 minuti dal fischio. Io non sono molto brava con la pentola a pressione, per cui uso una pentola normale. Qui però i minuti devono aumentare, quindi 20 minuti. Le irroriamo con vino rosso. È un dessert, ho detto, molto speziato. Chiodi di garofano. Dieci cucchiai di zucchero. La cannella non deve mancare. E poi con l'aggiunta di amarene sciroppate. Anche queste fatte da me. Ho messo le mie pere a bollire, come ho detto, un dessert velocissimo da preparare, soprattutto per chi usa la pentola a pressione possono bastare 10 minuti. Io invece preferisco usare una pentola normale, per cui i minuti devono aumentare 20 minuti. Per vedere se sono cotte, fare la prova a stecchino. Sono ancora belle corpose, sode. Facciamo la prova a stecchino per vedere se le pere sono belle morbide. Sì. Il succo rimanente lo lasciamo sulla fiamma bella viva perché si deve addensare, deve essere bello ristretto. E ancora non lo è. Adagiamo le pere su un piatto di portata. E come ho detto prima, lascio sul fuoco, sulla fiamma bella viva, il succo rimanente. Perché deve essere bello ristretto. Il liquido si è addensato, bagniamo le pere e poi vi presento tre varianti, perché ho detto è un dolce sfizioso, speziato, va bene dopo una cena tra amici. Essendo molto speziato, io lo vedo adatto ad una serata coccolosa. Le nostre pere sono pronte. Ecco, al cioccolato possiamo sfiziarci con della granella di nocciola, con un ciuffetto di panna e una pallina di gelato. Ciao amici!